Al coro Onestà praticamente si è snodato il percorso dei 5 Stelle e non solo, un percorso aperto a tutti, infatti abbiamo visto anche altri esponenti, altre forze politiche che hanno comunque voluto marciare insieme ai pentastellati. Stefano Zito praticamente adesso tra poco imbucherà la proposta dei 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle al primo cittadino, al sindaco Garozzo, per chiedere cose, sicuramente non le dimissioni. No, le dimissioni del sindaco casomai le chiederemo per qualche altro motivo, non chiederemo neanche quelle dei consiglieri, perché comunque si avrebbe un commissario ad acta, e quindi pensiamo di invece essere propositivi. Una serie di proposte che abbiamo elencato qui in questa bellissima serata piena di gente, dove chiediamo appunto la riduzione vera delle commissioni con 10 componenti, quindi 4 commissioni e 10 componenti, la restituzione dei soldi alla delibera 109, la diretta streaming delle commissioni e del Consiglio Comunale, che è una cosa importantissima perché i cittadini devono vedere quello che succede dentro le istituzioni, deve essere trasparente al massimo un palazzo, dopodiché la riduzione del gettone di presenza, la pubblicazione anche online dell'attività del consigliere, quindi interrogazioni, mozioni, ordini del giorno e anche le risposte alle interrogazioni, in modo che la gente sa l'attività, perché ci sono consiglieri comunali che fanno tanto, almeno emerge quello che fanno e la gente lo sa. Sono piccole cose che secondo me potrebbero avvicinare di nuovo la politica alla gente. Praticamente stare col fiato sul collo ai politici, compreso anche al deputato regionale Zito, l'ha detto lei stesso. Prima di tutti io devo avere il fiato sul collo, io e poi tutti gli altri deputati regionali, ma anche deputati nazionali, perché la politica non si può fermare al voto, cioè io vado a votare una persona e poi non la seguo più. Il cittadino deve capire che il politico deve essere seguito e controllato, perché deve mantenere quello che, o meno deve provare a mantenere quello che ha detto, e il controllo del cittadino è fondamentale. Cosa si aspetta dopo questa mobilitazione, questa protesta pacifica e dopo questa lettera? Che almeno qualche punto venga accolto, perché secondo me ci sono i presupposti per accettarli. Speriamo anche, ripeto, per un gesto di vicinanza verso la gente, che qualcuno di questi punti venga accolto. Non dico tutti perché non abbiamo questa presunzione, almeno qualcuno sì. Domanda che sono costretta a fare: Siracusa 120.000 abitanti, 130.000, qui eravamo meno di 300, bisogna ancora lavorare ai fianchi della gente che si indigna però ancora non scende in piazza? Secondo me è sempre un risultato, una persona in più che prende consapevolezza della propria città è sempre qualcosa, e fosse stato uno, fossero stati 300, fossero stati 3.000, per me l'importante è che comunque sia la gente sia interessata della propria città.